Buongiorno dottore Di Bella, è piacere di averla qua e per me è veramente un onore poterle fare questa intervista. E inizio partendo dal presente, ovvero da un fatto molto increscioso, ovvero la diffamazione che continua nei confronti del suo lavoro e di quello di suo padre, soprattutto della cura Di Bella. Il presidente dell'Associazione Italiana Oncologi, Fabrizio Nicolis, in un nuovo sito che si occupa di pseudoscienza e ciarlatani ha inserito la cura Di Bella al pari delle cure oncologiche fatte col bicarbonato di sodio, con lo squalene, insomma vi mette proprio alla pari dei peggiori ciarlatani. Com'è possibile che la cura Di Bella sia inserita in questo poco edificante elenco da parte proprio dell'Associazione Italiana Oncologi? Sì, fa parte, è una delle tante iniziative per delegittimare la terapia e evitare la perdita di credibilità di determinati centri di potere. E non è un'iniziativa solo dell'Associazione Italiana degli Oncologi, è un'iniziativa di tanti centri di potere, perché la terapia che ormai viene prescritta da quasi 40 anni è stata oggetto negli anni di una quantità vastissima di attacchi. Una delle cose che effettivamente fanno perdere la calma, che portano una rabbia incontrollabile, e a iniziative come queste che sono molto facilmente delegittimabili, perché la documentazione scientifica della terapia Di Bella è ufficiale, gli elementi base, il meccanismo d'azione, i riscontri clinici sono da tutti reperibili sulle maggiori banche dati biomediche ufficiali internazionali, per cui sono affermazioni diffamatorie queste che non tengono, basta un minimo di controlli per vedere che non hanno senso comune, per cui la responsabilità morale e la responsabilità scientifica e quella etica ricade su coloro che hanno diffamato la terapia di Bella associandole a terapie che non hanno nessuna dignità scientifica e non hanno nessun riscontro nei banchi dati. Questa responsabilità morale, etica, scientifica ricade su di loro. Quando mio padre veniva informato di attacchi, di contumelie, di accuse, di insulti da parte di personaggi vari, e si limitava a rispondere: mi fanno pena, non diceva altro. Coraggioso. Di quanti casi di guarigione effettiva e duratura parliamo nei pazienti oncologici che hanno seguito il metodo Di Bella? Dunque, i casi documentati, cioè è meglio fare delle affermazioni quando si possono documentare. Uh-huh. Allora, i casi pubblicati con risposta obiettiva completa e stabile oltre 5 anni sono circa un migliaio. E sono, ora non usiamo la parola guarigione perché in campo oncologico va usata con estrema prudenza. Certo. Se c'è una remissione, una risposta obiettiva completa, una remissione per oltre 5 anni, comunque si può considerare un risultato clinico molto valido, una risposta obiettiva alla terapia, che ovviamente può continuare nel tempo. Per cui ci limitiamo a dire che situazioni neoplastiche, gravi, impegnative, anche metastatiche o plurimetastatiche, hanno risposto alla terapia. E alcuni mesi fa è stato pubblicato un ennesimo caso di una signora operata all'Istituto Europeo dei Tumori di mastectomia, dopo l'intervento ha fatto chemioterapia, dopo un anno e mezzo ha avuto 16 metastasi praticamente generalizzate. Il marito è stato informato che l'aspettativa di vita era molto ridotta, oscillava fra i 3 e i 6 mesi, le possibilità di terapia erano limitate, nei tumori plurimetastatici della mammella in pratica l'oncologo non parla mai di guarigione. Allora, noi abbiamo fatto come Fondazione Di Bella un congresso nel 2012 a Bologna,
marito di questa signora, un avvocato, è intervenuto come ascoltatore al congresso, dopodiché si è informato della terapia, ha chiesto, è cominciato a fare terapia nel 2012. La signora dopo circa 8 mesi è andata, è cominciato ad esserci una remissione importante della localizzazione. Dopo circa un anno c'è stata una risposta obiettiva completa, cioè facendo tutto l'iter diagnostico per cui risonanza, tutti gli esami strumentali, risonanza magnetica, PET, TAC, ecografia, non c'era più alcuna sede, alcune zone tumorali visibili. Cioè, non era possibile documentare la presenza di tumori. Questo qua si è associato a una risposta biochimica, cioè i marcatori praticamente sono entrati nella. Sono passati 5 anni, Ci sta persone, ancora bene. sì. Questo è un esempio, però se si va sulla banca dati mondiale, pubmed.gov, oppure nelle altre banche e dati scientifiche tipo ResearchGate, oppure Google Scholar, comunque ci sono diverse banche che sono praticamente dei contenitori della ricerca scientifica. Anche l'ultimo lavoro che abbiamo pubblicato si trova già su ResearchGate, sono 297 casi di tumore alla mammella metastatici, in cui noi abbiamo registrato e pubblicato la sopravvivenza ai 5 anni del 69,4% dei casi contro il 26,3% dell'oncologia ufficiale. Ci confrontiamo con la memoria storica, sono i dati dell'Istituto Nazionale del Cancro. Per cui le varie accuse, insulti, contumelie varie, eccetera, eccetera, noi non ribattiamo, rispondiamo segnalando il dato scientifico. Il dato scientifico costituisce una risposta, non c'è bisogno di aggiungere altro. Per cui se c'è un divario così grande tra i risultati delle terapie istituzionali ufficiali e la terapia di Bella di sopravvivenza a 5 anni, questo è talmente significativo che basta da solo a chiudere il discorso. Dovrebbe. Dovrebbe. Allora, lei parla di terapia biologica atossica. Cosa significa? Significa, dunque, terapia biologica vuol dire il più possibile rispettosa della fisiologia, con un profilo favorevole tra effetti terapeutici e tossicità. Il medico dovrebbe scegliere il prodotto. Se il medico ha la possibilità di scegliere diversi prodotti, diversi farmaci, per una determinata patologia, tra questi devi scegliere il farmaco che mi dà il migliore risultato con la minima tossicità. Per cui tenendo presente questo concetto, che poi è un concetto ippocratico, primum Sì. non sera, allora, la terapia di Bella rappresenta un progresso anche da questo punto di vista, per cui è il meglio che si riesce a ottenere come tollerabilità da una parte e come efficacia dall'altra. L'effetto terapeutico è ovviamente estremamente lento perché deve riconvertire alla normalità le reazioni biologiche che sono completamente sovvertite dal cancro, per cui è un processo lento e progressivo. È totalmente diverso concettualmente e anche chimicamente, biochimicamente dalla chemio, che è una terapia citoriduttiva, citotossica. La chemio uccide le cellule tumorali per intossicazione. E ha effetti molto rapidi di riduzione, però tanto rapidi quanto puoi superarli facilmente da una riattivazione del tumore, da una progressione del tumore, da una ripetizione. Questo soprattutto per l'alta capacità delle cellule tumorali di selezionare per mutazione resistenza ai chemioterapici, oppure tutte le misure contrarie. Cellula tumorale può registrare le cellule tumorali, possono avere un calo molto importante di volume, di numero di cellule tumorali, però questo non ha carattere definitivo, non ha carattere stabile. Molte volte, anche in tempi relativamente brevi, è seguita da una ripresa del tumore. Per cui effetto sì, riduzione sì, effetto citotossico, cioè uccisione di cellule tumorali, ma non in maniera permanente. Quindi con la somministrazione del metodo di Bella si interviene non sulla cellula malata, ma sul processo che ha portato alla formazione delle cellule malate e che è un po'
che è molto diverso da quello che fanno le attuali cure, da quello che mi Il dice. concetto è molto diverso perché si interviene praticamente sulla biologia e si interviene a livello sistemico. Un pochino per volta si riconvertono, in cominciare dall'immunità per esempio, la risposta biologica si interviene sul meccanismo di crescita del tumore. Allora, il meccanismo di crescita del tumore lo porta a una crescita molto più rapida rispetto alla cellula sana, con grande differenza a seconda dei tipi di tumore, perché ci sono tumori che hanno velocità di crescita e aggressività completamente diverse. Comunque, la velocità di crescita e di riproduzione è ampiamente superiore a quella di una cellula sana. Allora, i punti critici maggiori su cui si interviene è il meccanismo di crescita di replicazione della cellula tumorale. Su questo si interviene sottraendo alla cellula tumorale gli elementi base con cui cresce, perché sono l'ormone della crescita, la prolattina e i fattori di crescita che in gran parte sono dipendenti dall'ormone della crescita. L'ormone della crescita ha una sigla internazionale, un acronimo, GH, Growth Hormone. Questo agisce direttamente sul meccanismo di crescita della cellula tumorale, sui recettori di membrana. Attiva delle linee di segnalazione che portano la cellula tumorale a dividersi, a proliferarne e a fare un'altra cellula tumorale. Oltre a questa azione potente e diretta, ha molte azioni indirette, per esempio promuove fattori di crescita. Sono molecole aggiuntive che accelerano potentemente la crescita tumorale. Tre fattori di crescita più potenti, l'IGF-1, che è la somatometina, è prodotta nel fegato su attività dell'ormone della crescita. Quello vascolare con cui si forma l'angiogenesi, che è un passaggio obbligato della crescita tumorale, vascolo endoteliale, growth factor, VEGF, è anche questo GH dipendente. Fattore epidermico di crescita, il terzo potente, è il GH dipendente. Allora io inibisco l'ormone della crescita col suo antidoto biologico, fisiologico, naturale, che è la somatostatina, ottengo il blocco di tutta la cascata di fenomeni proliferativi che consentono al cellulo tumorale di moltiplicare e di disseminarsi. Il mancato impiego della somatostatina non ha un razionale scientifico. Ancora c'è una visione superatissima e limitata alla presenza o meno del recettore. Cioè, attualmente l'impostazione è quella di usare la somatostatina se viene individuato il suo recettore nel cervello tumorale, ma è superato da decenni questo concetto. Perché? Perché la cellula tumorale ha un danno dall'impiego della somatostatina già solo per il fatto che si abbatte la concentrazione nel sangue dell'ormone del GH, che è la spinta proliferativa. Basta già abbassare il GH nel sangue per un effetto antitumorale. Se poi abbassando questo abbasso anche il fattore di crescita, moltiplico e amplifico l'effetto antitumorale. Facendo questo io blocco l'angiogenesi, senza angiogenesi non cresce nel cervello tumorale. Ma ci sono degli altri effetti. Per esempio, l'ormone della crescita agisce anche sui processi di senescenza delle cellule, ostacola i processi di senescenza. Se io ostacolo i processi di senescenza cellulare, creo i presupposti per il tumore, cioè la cellula che invece di invecchiare prolifera, uno degli elementi base della degenerazione tumorale, e promuove dei geni, cioè praticamente l'ormone della crescita favorisce l'espressione di geni oncogeni. Ormai sì, è dimostrato, e di geni che diminuiscono la capacità di ancoraggio e di adesione della cellula tumorale. Se una cellula tumorale perde l'ancoraggio alla sua base, alla matrice cellulare, alle membrane cellulari, praticamente va in giro, si dissemina. Per cui togliere il meccanismo di ancoraggio, di adesione, è uno dei meccanismi metastasi, e anche questo dipendente dall'ormone della crescita. Per cui se io lo blocco,
anche a questo livello ho un effetto antitumorale antimetastatico, messo sono degli altri. Favorisce l'espressione di geni di enzimi proteolitici, come le proteasi, come gli aluronidasi. Questi qua consentono alla cellula tumorale di superare tutte le membrane naturali, biologiche e connettivali di contenimento alla sua espansione. Allora, se io vado ad esaminare, ho effetti multipli, ho una cascata di effetti di induzione, di proliferazione, di disseminazione tumorale, che sono tutti legati al GH, tra cui due importantissime: proliferazione del cell tumorale, attivazione dell'angiogenesi. Uno degli esempi classici che destituiscono di qualsiasi logica, di qualsiasi razionalità l'attuale impostazione dell'oncologia è il sarcoma di Kaposi. Nel sarcoma di Kaposi, la ricerca di recettori della somatostatina fatta con tutte le tecniche, non solo con le tecniche che generalmente usano perché fanno delle scintigrafie o con indio 111 oppure con gallio 68, se queste sono negative, molte volte invece facendo la ricerca con Westerbork, con la PCR, con la ricerca per esempio di anticorpi contro i recettori, perciò con l'immunistochimica, questi recettori si trovano. Però nel sarcoma di Kaposi, facendo la ricerca del recettore somatostatina con tutte le tecniche note, non ci sono proprio questi recettori. È uno dei tumori che rispondono più rapidamente, più radicalmente alla La somatostatina. somatostatina. Perché? Perché nella cellula tumorale sarcoma non ci sono recettori, ma in tutti i vasi peritumorali ce ne Ci sono sono. tantissimi, quello che succede regolarmente in tutte le cellule tumorali. Se non ci sono recettori di membrane, ci sono nei vasi tumorali. Questo qua non è l'unico meccanismo d'azione, ci sono tutti quelli che abbiamo detto, ma questo è importantissimo. Certo. Questo esempio è classico per destituire di qualsiasi razionalità e significato e dignità scientifica l'attuale impostazione di legare l'impiego della somatostatina e condizionarlo all'individuazione del recettore di membrane del cellulo tumorale. Cioè questo, il sarcoma di Kaposi, addirittura risponde in maniera abortiva alla somatostatina, reagisce immediatamente, si riesce a eliminare rapidamente. È proprio la dimostrazione del contrario di quello Di quello che fanno. che fanno. Ma vi faccio una domanda per capire meglio. Oltre all'inibitore del GH, voi somministrate anche inibitori della prolattina. Per forza, perché la prolattina e il GH hanno una strettissima interazione biochimica, molecolare e funzionale. Sono prodotti quasi nello stesso punto dell'ipofisi anterolaterale. Hanno una formula chimica simile. 191 amminoacidi il GH e 198 la prolattina. Tutti e due sono alla base della proteosintesi. Tutti e due Entrambi. costruiscono assemblaggi di amminoacidi con cui si formano le proteine. La crescita è proteosintesi. La crescita è già prolattino dipendente. Non solo hanno una interazione a questo livello e il loro punto di increzione è ipofisi anterolaterale, ma addirittura hanno visto che nelle membrane cellulari i recettori dell'ormone della crescita e il recettore della prolattina sono coespressi e dimerizzano fra di loro, attivando delle linee di segnalazione amplificate che attivano il ciclo cellulare. Per cui tutte quelle cascate di reazione, di fosforilazione, che mi danno l'energia per le cicline, per attivare il ciclo cellulare, derivano dall'interazione funzionale del recettore del GH e della prolattina, sono coespressi sulle membrane cellulari. Da questo ne arriva una logica estremamente semplice, ma matematica, dell'inibizione sinergica e contemporanea di questi due GH fattori e prolattina. farmacologici. La Grazie crescita appunto. dipende da quello. Ok, adesso è molto chiaro, la ringrazio. Dunque, gli oncologi che utilizzano le terapie convenzionali come la chemioterapia e parlano di guarigione, sono definiti nella biografia che ho letto di suo padre come medici dell'apparenza, ovvero il paziente viene dimesso festosamente, il caso viene ubicato tra i successi senza poi quantificare
curarsi delle conseguenze, magari fatali, che sopraggiungono dopo breve tempo. E quindi uno dei problemi fondamentali è anche quello generale della medicina di oggi, no? E da una parte una iperspecializzazione che porta al frazionamento del sapere medico e a non considerare l'interezza dell'organismo dell'essere umano, ma a suddividerlo in settori. E dall'altra una certa, diciamo, superficialità, a mio parere. E lei cosa cambierebbe nel sistema universitario e di cosa avrebbero bisogno i medici moderni, tra virgolette, per poter cambiare approccio? Sì, no, queste affermazioni vanno un pochino, diciamo, alle zaride, vanno. Sì. E, sì, mio padre tanto faceva affermazioni di questo genere, non esattamente così. Il problema è questo. È immensa la complessità della vita. Noi non riusciremo mai, dice mio padre, ad arrivare a fondo, a comprendere perfettamente tutti i meccanismi su cui si basa l'esistenza. Questa è una quantità infinita, supera la nostra capacità. Perciò quello che fa il fenomeno vita, fino in fondo non riusciremo mai a coglierlo totalmente. Il tumore è una vita, è più complessa, più perfetta, più potente della vita normale, fisiologica. Ha dei meccanismi, come un motore con un rendimento maggiorato. Come affermazione, mio padre non ha mai fatto affermazioni offensive con nessuno, richiamava più che altro alla necessità di una maggiore prudenza in certe affermazioni trionfalistiche, e di un maggiore contenimento, di una maggiore aderenza alla realtà, ai fatti, e anche alla, si chiamava molto, la necessità di una valutazione molto attenta ma molto prudente. Lui non parlava di guarigione, perché si era reso conto che la biologia neoplastica è talmente potente, prevalente, come proprio paragonando la macchina come rendimento, per cui la parola guarigione andava molto ponderata. E lui si rimetteva a parlare di una risposta obiettiva, cioè non è più evidenziabile un tumore con le attuali tecniche di immagine oppure istochimica. La condizione di vita del paziente, la qualità di vita, ha un'importanza immensa, per cui ha conseguito parecchi risultati, ma ha sempre evitato dei trionfalismi, si è mandato delle arie. Sì, bisogna stare, rimanere molto, molto aderenti Stato alla realtà, prudente. la prudenza, ma soprattutto non sarebbe male, quando ci si addentra in un terreno così difficile, con troppe sorprese negative, tanti casi vanno bene, poi ricadono. Allora ci vuole anche l'umiltà di ammettere che siamo di fronte a dei fenomeni che trascendono spesso le nostre capacità, perché ancora nessuno può dire con certezza di risolvere completamente e definitivamente il problema del cancro. Ci vuole da una parte umiltà, da parte prudenza. Umiltà e prudenza vuol dire anche valutare senza preconcetti, studiare a fondo quelli che sono dei trattamenti che hanno una dignità razionale e scientifica, che sono basati sulle scienze esatte. I limiti ancora gravi della terapia del tumore dovrebbero comportare proprio questo notevole interesse e attenzione di valutazione di terapie che hanno conseguito dei successi che sono innegabili. Uno degli aspetti critici di uno stato d'animo perverso, e che porta solo alla negatività e solo alla sofferenza della gente, e quando si trovano di fronte a casi documentati e pubblicati. Qui non viene usata per la guarigione, però c'è una risposta obiettiva, completa e stabile, oltre i 5 anni, di situazioni che diversamente, molto rapidamente, stavano precipitando verso la morte, verso gravissime. Allora, tu medico, tu oncologo, tu ricercatore, ti trovi di fronte non più a un caso singolo, e neanche a decine, ma a centinaia di casi documentati, in cui c'è una remissione,
se la diminuzione, l'attenuazione e l'eliminazione delle sofferenze, se un prolungamento altamente significativo dell'aspettativa di vita, in queste condizioni cosa mi vanno a contestare? La rivista in cui sono pubblicati. Questa è la loro contestazione. Allora, se tu sei uno scienziato, se tu un medico, non mi viene a contestare che io l'ho pubblicato in una rivista che ha un impact factor che non è dei massimi, oppure dici che non lo prendi in considerazione perché l'editore di questa rivista mi ha, bontà sua, messo tra nel gruppo scientifico editoriale della rivista. Ma è il contrario, mi ci ha messo dopo una quantità di pubblicazioni che hanno portato adesso. Non è che mi ha messo prima, perciò mi ha messo prima e poi ha pubblicato. Prima ha pubblicato una quantità di casi, poi mi ha inserito nel gruppo della ricerca. D'altra parte si capisce un certo stato d'animo, la finalità, che non è quella di scoprire la verità, non è quella la finalità, non è quella di aiutare la gente a soffrire di meno, non è quella di guarire delle malattie, è quella di eliminare delle iniziative, delle ricerche che vedono come concorrenti oppure come pericolo di diminuzione del fatturato di determinate, o peggio ancora di perdita di credibilità di certe strutture di potere che non sono soltanto mediche o istituzionali o accademiche, sono politiche, sono Certo. finanziarie. Per cui c'è una perdita di credibilità di centri di potere globali, non italiani, perché Certo. la gente si potrebbe chiedere, ma se ci sono questi risultati, per quale motivo? Invece di cercare il pelo dall'uovo, invece di cercare ogni piglio, ogni pretesto, ogni scusa per delegittimare queste ricerche, per quale motivo non le prendono in considerazione? Allora, se questa terapia viene diffusa, loro temono una resa di conti rispetto alla gente, rispetto all'opinione pubblica. Devono rendere conto del perché tanti potevano salvare la vita e non l'hanno salvata. Perché tante sofferenze si potevano evitare e non sono state evitate. A sto punto, le responsabilità che si assume, chi censura queste richieste, chi censura questi studi, chi disinforma sulla loro consistenza reale, andandosi addirittura a nascondere dietro la facciata editoriale della rivista, ma non entra nel Nel contenuto. merito di quello che Non c'è entra nel scritto. merito, non entra nel dato di fatto, non mi va a contestare il meccanismo biochimico molecolare, non mi Certo. va a contestare le basi, no, la rivista mi contesta. Dice, questo qua dice, tu eri nel gruppo, oppure una rivista, l'ultima, dice, ma qui è una rivista a pagamento, come se uno quando pubblica non dovesse pagare, se non Tutti altro, pagano vabbè, quando allora, o i pubblicano. congressi eccetera, allora questa è la E contestazione. molto spesso le riviste sono Allora, se sponsorizzate questa anche, è la contestazione, se io non sono in grado di entrare su una contestazione di ordine medico-scientifico, questo stesso fatto delegittima completamente le loro accuse, ma evidenzia anche la gravità etica e la gravità scientifica di certi atteggiamenti. Perché se avessero veramente una contestazione da fare, non sono certo su quel piano. Sì, non avrebbero bisogno di deridervi e Non di solo. farvi passare come ciarlatani da un punto di vista Logico. mediatico, e questo serve proprio a distruggere il nemico quando non si può Logico. combattere. Non solo. Ma c'è una massima che è generalmente attribuita a Sant'Agostino. Sintetizza molto semplicemente. E latina dice contra factum non valet argumentum. Contro un dato di fatto, contro la realtà documentata, Oggettiva. non esiste nessuna argomentazione possibile. Se uno, come il caso di cui parlavo prima, e ce ne sono centinaia pubblicate, se una donna si ritrova 16 metastasi, se arriva alla disperazione e tenta il suicidio, come il caso in cui parliamo, è piena di sofferenza, e con la cura messa in 5 anni che non ha più tumore, restituita agli affetti familiari, ha 3 figli, tiene dietro le figlie, la famiglia, il lavoro, attività lavorativa. E non è un dato di fatto. Perché non consideri questo dato? Perché non consideri il motivo per cui un anno di chemioterapia è fallita e dopo un anno ha avuto 16 Sì. Perché? metastasi? Perché non si può? Perché? Cos'è successo per dare tutte queste metastasi?
E cosa è successo per queste metastasi? Perché non vai a capire? Perché non cerchi di capire perché regrediscono queste metastasi? Parliamo anche di bambini a È logico. volte, no? Ma bambini, se mio padre, che ha avuto dei successi che sono veramente storici, e io li ho pubblicati questi casi, ci sono due casi di un estremo interesse e si trovano sulla banca dati biomedica mondiale. Mio padre si prese dei carichi di responsabilità mostruosi, ha avuto un coraggio mostruoso. Mio padre si è preso la responsabilità di non fare operare e non fare amputare un bambino piccolo di 1 anno e mezzo di un fibrosarcoma. Nel caso che ho pubblicato ci sono i referti di vari istituti. Questo qua è nato con un fibrosarcoma congenito. Gli hanno fatto la chemio, un disastro, tornato subito. Hanno fatto un intervento parziale alla gamba, tornato subito. Era a Catania. Hanno scritto a un centro di eccellenza di chirurgia pediatrica, non mi ricordo se era a Padova, io vi parlo di 20 anni fa, hanno risposto che loro consigliavano l'amputazione della gamba a livello dell'inguine, non solo, ma una emipelectomia. Anche Avrebbero tolto una parte del del bacino bacino. senza garantire con questo qua una guarigione assoluta e stabile, perché anche un intervento demolitivo di questa portata mutilante non garantiva in assoluto. Ecco, mio padre ha curato e ha guarito questo bambino senza operazione. Gli ha detto di non operarsi, si è preso la Ah, responsabilità. certo. Il bambino è guarito completamente. Quando nel paese natale di mio padre, Linguaglossa, gli hanno dedicato una piazza con un cippo, e c'erano parecchie persone, c'era anche il genitore di questo bimbo, con la copia del giornale di Sicilia, che aveva portato una foto di questo bambino, che ormai è un ragazzo, davanti a una porta di calcio con un piede sul pallone. Questo è diventato il centro attacco della sua squadra di calcio, giovanile del Catania, e doveva essere amputato. Certo. Allora, non sono casi significativi, perché non si vanno a studiare? Perché invece di blaterare, di sputare solo veleno e offese, non cercano di capire quali sono i meccanismi biochimici e molecolari che salvano una vita. Quello sarebbe stato un disgraziato in una sedia a rotelle, Si sopravviveva. se sopravviveva. Questo qua l'ho pubblicato, ci ho messo tempo, ho dovuto raccogliere tutta la documentazione, tac. C'è un altro caso simile di un bambino, e sono casi anche questo siciliano, di Avola, bambino 8 mesi, una massa enorme, 6 centimetri, dietro il peritoneo. In Sicilia gli hanno fatto la diagnosi giusta, ospedale di Avola. Sì, un neuroblastoma, gli hanno diagnosticato subito, l'hanno mandato a Gaslini di Genova, qua gli ha proposto, meno di un anno, 8 mesi. Ho un intervento ovviamente demolitivo con una massa così, così piccola il bambino, oppure tanta bella chemioterapia, però ovviamente senza garanzie, con alti rischi, sia di un intervento che una chemioterapia in meno di un anno. Allora si parlava della terapia, il genitore telefonò a mio padre lo fece andare alle 7 di mattina. Questo passò la notte in macchina, partì da Gallini di Genova. Portò la documentazione e andò da mio padre il 31 dicembre del 98. Ho ricostruito tutto l'iter, ho pubblicato il caso. Mio padre gli ha detto nella maniera più assoluta di evitare accuratamente sia l'operazione che la chemio. Va bene, è guarito perfettamente. Adesso è un adulto, non ha perso un anno di scuola, è in condizioni perfette. Io ho ricostruito tutto, è pubblicato nel caso clinico, ci sono risonanze magnetiche. Caso interessante, c'è stato proprio una coerenza perfetta, un calo, da una parte documentato iconograficamente per immagini con risonanza magnetica e ecografia, mentre c'era la diminuzione progressiva, si è messo 1 anno e mezzo a Ah, un anno e mezzo, sparire. Anche il quindi. bambino del fibrosarcoma, più o meno, a eliminare tutto si è messo 1 anno e mezzo. Terapia tollerata perfettamente, sono cresciuti perfettamente, non hanno avuto limitazioni della crescita. Questo qua, sì, circa, se mi ricordo bene, 1 anno e mezzo.
c'è stata di pari passo e coerentemente la diminuzione di tutti i marcatori tumorali, che sono marcatori in questo caso qua, erano quelli neuroendocrini, e cromogranina, l'NS, ma soprattutto anche le catecolamine urinarie, l'acido venimandelico, cioè tutti quei metaboliti che sono classici perché sono tumori che producono questi. Per cui c'era stato proprio da una parte diminuzione, questo qua. Poi cosa c'è stato? C'è stato il recupero, dunque sono passati 18 anni, perché il bambino fu di più, perché il bambino il 31 dicembre del 98 quello del neuroblastoma, del 99 quello del fibrosarcoma. Allora lì possiamo incominciare a parlare di guarigione. A parlare di guarigione. Okay. Però attenzione, senza tossicità, senza compromissione della crescita, quella addirittura è un atleta. E allora, una cosa meravigliosa. Invece di vomitare veleno, invece di attivare una macchina del fango, ma perché non si arrivano a studiare questi casi? Forse il problema è proprio il fatto che molti sono pazienti pubblicati, ma nella pubblicazione, oltre ai componenti, c'è il meccanismo d'azione. Si potrebbero replicarlo. Logico. Non è che sono segreti, non è che ci sono alchimie, cose particolari. Sono molecole fisiologiche, sono meccanismi di azione endocrini che si conoscono, ma che non valutano. C'è una parte enorme della biochimica, della fisiologia, che non vengono valorizzate, non vengono utilizzate, ma ce l'hanno sotto il naso. E noi dobbiamo arrampicare a cercare chissà che cosa. Ce l'hanno lì. Forse il problema è anche il fatto che molti dei pazienti che si rivolgono a voi, che si sono rivolti a suo padre, non hanno avuto una cura da parte di questi medici, e poi c'è stato un successo dopo, quindi anche una sconfitta personale, sì, sì. E in un ambiente accademico. Oltretutto le prospettive erano quelle. Uh-huh. O di fare un disabile, un disgraziato, oppure, messo che potesse sopravvivere un bambino di 8 mesi con una massa di quella portata di chemio, 8 mesi, ma cosa gli fai? Sì, certo. Sì. E, parlando proprio di questo, leggevo che la prima volta che suo padre, il dottor Di Bella, ha esposto i risultati della sua ricerca sperimentale ai colleghi medici, tra l'altro dopo molto tempo che cominciava già ad avere risultati, e nel dicembre del 73 il dottor Domenico Campanacci praticamente era entusiasta di quello che era stato esposto, e il fatto appunto che questa terapia antitumorale avesse non solo la caratteristica di guarire il paziente, ma al contrario di alcaloidi come la vincristina, che somministrati ai malati di tumori sì inibiscono la proliferazione delle cellule tumorali, ma anche di quelle sane, creando problemi soprattutto nella proliferazione delle cellule di tessuti ematici, no? Come i globuli rossi, i globuli bianchi, eccetera. Ecco, questa vostra terapia per lui vede subito la potenzialità nel fatto che si riducevano tantissimo le sofferenze che i malati di tumore sopportano nel momento in cui si fa una chemioterapia oppure si danno certi alcaloidi. E quindi la medicina in questo modo può tenere conto della qualità di vita del malato. E il fatto che non ci sia stato un entusiasmo immediato da parte di tutta la comunità medica, devo dire che non solo mi stupisce, ma è molto triste. E questa tristezza continua a distanza di anni, quando finalmente sembra che il Ministero della Sanità voglia riconoscere il lavoro di suo padre e decide nel 98, dopo anni di successi tra l'altro, di dar via alla sperimentazione ufficiale, dopo anni in cui avete lavorato, ma anche dopo anni in cui in tutti i modi si è cercato di screditare suo padre e il suo lavoro,
Poi senza successo, perché poi erano le persone che lo cercavano, c'era un continuo pellegrinaggio, no? Alla ricerca del suo aiuto, quindi questo significa anche che le altre cure non funzionavano. E faccio questa domanda: come mai la sperimentazione voluta dal Ministero della Sanità non è riuscita? Cosa è successo? Dunque, il Ministero della Sanità fu costretto a fare la sperimentazione. Sì, come si dice, come dicevano i nostri antenati romani, ab torto collo. Si furono costretti. Però la prepararono in maniera tale che avesse un insuccesso precostituito. Furono costretti a farla. Perché c'erano state tante testimonianze talmente significative da parte di pazienti e una mobilitazione della gente talmente importante che non poterono farne a meno, per cui furono costretti, se non avrebbero mai fatto. Una volta costretti, però fecero di tutto per pilotare le cose in maniera tale che ci fosse un insuccesso precostituito, un insuccesso preordinato. Il primo incontro all'Istituto Superiore di Sanità, cui mi delegò mio padre a rappresentarlo, e fu significativo del fatto di questo che sto dicendo praticamente. In queste condizioni era matematico, matematico, che non potesse riuscire, anche perché era totalmente al di fuori di qualsiasi normativa internazionale di sperimentazione. C'erano praticamente tutta quanta una serie di anomalie, di assurdità. La prima, la più grave in assoluto, che c'è una dichiarazione del professor Di Bella, di mio padre, verbalizzata in commissione oncologica, c'è un dato ufficiale, verbale ministeriale, cui all'inizio, alla prima riunione, mio padre dichiarò che la sua terapia poteva essere studiata, sperimentata in pazienti in stadio iniziale, non chemio e non radiotrattati, perché diversamente chemio e radioterapia avrebbero in gran parte vanificato e invalidato gli effetti della sua terapia. Questo è verbalizzato. Cosa hanno fatto? Hanno arruolato nei pazienti chemio-radiotrattati con aspettativa di vita che loro hanno stabilito, hanno dichiarato per iscritto, aspettativa di vita tra 11 giorni e 3 mesi. Chemio-radiotrattati non più responsivi. Terminali Sì, non si praticamente. poteva fare una scelta più antitetica, più opposta alle dichiarazioni di base con cui il professor Di Bella aveva accettato la sperimentazione. Non solo, hanno arruolato non solo l'opposto, ma quanto di peggio, ma quanto di diverso, di quanto di più opposto si potesse immaginare. Primo. Secondo. Malgrado una situazione di pazienti da loro stessi dichiarati non più responsivi, perché la sperimentazione riuscisse, la massa tumorale avrebbe dovuto diminuire del 50% in 3 mesi. Questo non esiste in nessuna valutazione, perché se io voglio sapere se una cura è valida e devo scegliere questa cura a posto di quelle convenzionali, di quelle istituzionali usuali, io devo dimostrare che questa cura è migliore. Perciò la base di qualsiasi studio clinico è quella di avere un gruppo di controllo. Allora, questo gruppo di controllo è ancora più valido se viene fatto nel cosiddetto doppio cieco. Cosa vuol dire doppio cieco? Il medico non sa quale prodotto sta dando al paziente, sono prodotti che hanno delle sigle, il paziente non sa che prodotto sta prendendo. In questa maniera si evita il conflitto di interesse ideologico e finanziario da parte del medico, in questo caso era enorme. Qui c'è un'intera classe oncologica che si sentiva delegittimata da queste ricerche. Qui c'era conflitto ideologico e conflitto finanziario da parte delle multinazionali. Per cui se c'era un caso in cui andava fatto era questo, il doppio cieco.
Poi il gruppo di controllo, volete vedere se funziona la terapia di Bella, arruolate X persone, fate terapia convenzionale, X persone, stesso tumore, stesso stadio, fate terapia di Bella. Li rivalutate, non 45 giorni come hanno fatto, che è ridicolo. Una valutazione di questo genere si fa per anni. Lei può tirare poi delle conclusioni importanti a 5 anni, la sopravvivenza a 5 anni. 45 giorni hanno calcolato. Bene, allora, incominci a tirare delle conseguenze con delle scadenze fisse, vedi 3 mesi, 1 anno, eccetera, eccetera. Però c'è un gruppo di controllo. Non l'hanno fatto, non hanno fatto né doppio cieco Nel né gruppo di gruppo di controllo. controllo. Hanno fatto la raccolta dei casi clinici. Non li hanno confrontati con niente, non solo. Un metodo Ma scientifico, no? addirittura hanno sbagliato in maniera grossolana la metodica di valutazione. Perché per ridursi del 50% in 3 mesi avrebbero dovuto fare una terapia citotossica e citolitica che diminuisce radicalmente, praticamente. Quindi se questa è una terapia biologica che ha dei meccanismi e modalità di valutazione sanciti dal British Medical Journal che dice una terapia biologica, che riconverte gradualmente e lentamente alla normalità il tessuto biologico alterato, agisce sull'angiogenesi, sull'immunità, ha uno sviluppo non tossico ma estremamente lento e graduale. Però cosa hanno fatto? Hanno applicato a una terapia biologica i criteri di valutazione di una terapia citolitica e citotossica. Cioè, fra le altre cose, hanno sbagliato tutto, hanno Il sbagliato metodo. perfino i criteri di valutazione. Sì. Non solo. Ma siccome i criteri di valutazione delle sperimentazioni sono pubblicati dall'Istituto Nazionale del Cancro Americano, sono codificati. Loro usano una parola, tradotta in italiano vuol dire forza. La forza di una sperimentazione, cioè vuol dire la credibilità, l'affidabilità, dipende da 2 elementi, dalla progettazione e dagli obiettivi, che si valutano insieme. Progettazione. Doppio cieco e gruppo di controllo e il grado massimo. Obiettivo, grado massimo e la sopravvivenza. Cioè una sperimentazione fatta tenendo come obiettivi la sopravvivenza. Come progettazione, doppio cieco e gruppo, ha il massimo di validità scientifica, di forza. Ovviamente non l'hanno fatto. Secondo, grado inferiore. Solo gruppo di controllo senza doppio cieco e come secondo obiettivo la qualità di vita. Non ho fatto neanche questo. Terzo, quello inferiore, raccolta di casi clinici e dimensione del tumore. Questo qua è il terzo grado, è più basso. E il terzo grado più basso di progettazione e di obiettivi è talmente basso che non può dare indicazioni cliniche. Cioè viene meno l'obiettivo primario per cui si fa una sperimentazione. Sperimentazione si fa per dare indicazioni cliniche. Non le può dare. Se lo faccio col grado più basso di progettazione e di obiettivi, non mi può dare indicazioni cliniche. Per cui è stato, più che una sperimentazione, è stata un'anomalia, una irregolarità totale. Non c'è una cosa che abbia funzionato normalmente. Dai criteri di arruolamento ai criteri di valutazione, ma come se non bastasse questo, oltre al fatto che hanno sbagliato perfino la metodica di valutazione della terapia biologica, ci sono cose grossolane e enormi. Ci sono due marescialli dei NAS che hanno firmato un rapporto che abbiamo, in cui hanno dichiarato e firmato, con l'indagine che hanno fatto, che i signori della sperimentazione hanno distribuito farmaci scaduti a 1048 pazienti. Firmato ma non basta. Nella soluzione dei retinoidi alla sperimentazione hanno sballato perfettamente come percentuale di retinoidi, l'hanno sballato tutti. Come se non bastasse ancora, nei retinoidi hanno lasciato acetone. Mio padre aveva lasciato Tossico scritto, l'acetone. è logico, come andava eliminato perché è un solvente organico, e se l'hanno pure lasciato. Ma dove l'hanno lasciato? A pazienti in quelle condizioni gravi, che non avevano capacità di detossicazione, tutti i chimici. Perciò quell'acetone che hanno lasciato, che non era molto, era andato in È accumulo. rimasto in È circolo. logico, non aveva capacità di... E hanno attribuito alla cura
la tossicità fatta dei loro errori. Ma una delle cose più gravi, la somatostatina ha un'emivita di 3 minuti, cioè gli enzimi del nostro organismo, le peptidasi e le protease, dopo 3 minuti le inattivano. Per questo motivo è fatto molto lentamente con un temporizzatore, con infusione lenta, di 8-10 ore. Cosa hanno fatto? La maggior parte dei pazienti gli hanno sparato direttamente senza temporizzatore, inattivandone l'effetto, producendo nausea e vomito che hanno attribuito tossicità della terapia. È Quando ha sperimentato che non ha nessun tipo di tossicità. logico. E poi invece di usare tutta la terapia hanno usato 4 dei 7 farmaci, perciò non conoscevano neanche quella terapia che avevano Sì, però stiamo parlando delegittimato. di persone, non stiamo parlando neanche di Sì, topini di laboratorio. perciò ognuna di queste anomalie lascia perplessi per la sua gravità. Se le mettiamo tutte insieme, come facciamo a considerare che uno Stato abbia preteso in queste condizioni di ritenere valida una terapia? E in queste condizioni rigettano i ricorsi di pazienti guariti che documentano con TAC, risonanze, esami, la guarigione con la terapia di Bella dopo il fallimento delle terapie oncologiche, gli rigettano il ricorso e dice la cura non funziona, l'ha detto la sperimentazione. Perciò io come giudice non ti posso dare la terapia. Perciò in base alle conclusioni di questa sperimentazione rigettano il ricorso un sacco di gente che documenta dati di fatto, realtà, documenta fallimento, chemio, guarigione, dice no, no, dice, la cura non funziona, dice, ma io sono guarito, no, è lo Stato che dice che la cura non funziona, a me non interessa niente se tu se prima hai detto muore, non ce l'hai più, la cura non funziona, l'ha detto lo Stato, perciò io come giudice non ti posso passare la terapia. Perciò questi qua quando hanno finito i soldi, perché gli fanno pagare tutti a prezzi assurdi, perché il costo dei farmaci potrebbe essere enormemente inferiore a quello che è, quando finiti i soldi tanti saluti, se ne vanno. Ma Un quadro edificante sono basita che è classico comunque. della nostra società, è un quadro della nostra società, è un affresco della nostra società ed è un po' la sintesi della nostra società, è una chiave di lettura della nostra società, questa sperimentazione è coerente con la nostra, con il nostro quadro politico, istituzionale. Ma a proposito di soldi, molti si lamentano ad esempio che la terapia di Bella sia costosa, Per a forza, parte il fatto perché gli hanno che moltiplicato i costi. a me risulta che suo padre abbia sempre curato i pazienti gratuitamente. No, ma sono loro che ci pensano a creare, a crearla, a renderla inavvicinabile dei costi. Perché Questo. la somatostatina è così costosa? Io faccio solo un esempio. Prima della sperimentazione la somatostatina era mutuabile. Prima della sperimentazione. Poi uscì dalla fascia. E allora, so se sapete che un prodotto va in farmacia con la firma del ministro, con il prezzo, firma del ministro. Allora fu firmato il prezzo della somatostatina, dose giornaliera, 516.000 lire, parliamo del 98. Tutti i giorni, Al giorno. sì, una persona per curarsi avrebbe dovuto spendere 516.000 lire. In quel periodo ci fu un farmacista che a Roma la produceva per 20.000 lire. La materia prima costava 3.000 lire. Oggi una fiala di octilodide a lento rilascio da 20 mg costa 1.300 euro, ma in Spagna ne costa 400 però, e in Turchia ne costa 280. Allora, Allora. è un fatto politico, perché il prezzo, quello è un prezzo politico. Com'è che nella farmacia degli ospedali costa una piccola frazione di questo qua? Allora, quel disgraziato che è malato, che ha colpa di essere malato, perché se la deve pagare il triplo in farmacia? Non devo usarla. Logico. Perciò il costo della terapia di Bella è un costo politico, è un costo imposto, è un costo speculativo lievitato in maniera da interdire l'impiego del prodotto. E a proposito di costo, è vero che suo padre ha subito diversi attentati alla vita? Suo Almeno due. padre aveva paura? No, ma è tutto quello di nessuno.
Ma siete riusciti No, a l'aveva trovare messo. colpevoli? Sì, lo sapeva, di uno l'ha saputo. Chi è stato? Però Sì. non è stato punito. No, no. Non sarebbe stato inutile perché quei personaggi sono intoccabili perché seguono ordini superiori di personaggi importanti. Da figlio deve essere stato comunque dura una cosa del genere. Sì. Ok. E immagino anche che dal punto di vista scientifico queste sue idee alla fine siano state utilizzate magari da altri No, ma lì o... ci sono risvolti anche comici. Ah. Sono anche comici, sì. 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 Alcuni dei nemici acerrimi di mio padre, che di quelli più grandi diffamatori professionali proprio. Personaggi che hanno istituti di ricerca. Bene. Il figlio di uno dei più gravi diffamatori ha pubblicato degli studi magnificando l'acido retinoico, che è un componente base della terapia. Però quando dice il professor Di Bello sono tutte balle, ciarlatano, se lo producono loro, se lo pubblicano, tutta un'altra cosa. Tenete presente che qualche settimana fa la stampa italiana ha dato grande risalto, con un coro di osanna, di lodi sperticate, perché un medico aveva con l'acido retinoico ottenuto degli ottimi risultati in una forma leucemica prenatale. Bene, grande entusiasmo, eccetera, eccetera. Perciò parliamo del 2018. In utero. Eh sì, la cosa li ha sconvolti. E mio padre fece fare la tesi di laurea al suo più vecchio allievo che campa ancora. Un allievo si laureò con mio padre nel 47 in chimica e nel 49 in farmacia. Nel 49 fece fare la tesi sull'acido retinoico. Mio padre già allora prescriveva. Cioè mio padre prescriveva in funzione antitumorale nel 49. Nel 18, 2018, viene presentato come grandissima e innovativa scoperta di applicazione antitumorale, che oltretutto c'era già pure nella sperimentazione. Nel Nel protocollo. 98 nel protocollo di sperimentazione c'era l'acido retinoico. Perciò è tutta quanta una fila di falsi, di ignoranza grossolana, di astio e di incapacità di capire anche elementi basilari, elementi essenziali della chimica, della biochimica, della fisiologia. Mi viene da chiedere se il Nel medico sì. 49, nel 49 e i primi studi di mio padre sui retinoidi pubblicati sono del 41. Sono stati ignorati fino al 2018 in cui 41. Adesso noi abbiamo questi grandi scienziati, grandi questi scienze. innovatori, sono degli innovatori questi qua, che si attribuiscono il merito di usare prodotti che erano usati ed erano stati consigliati a mio padre oltre 50 anni fa, però se lo dice lui ciarlatano, se lo fanno loro, che loro sono grandi scienziati, sono ricercatori. Ma questi medici hanno cura della salute dei pazienti a questo Bisogna punto? chiederlo a loro. Bisogna girare la Va domanda. bene, girerò la domanda. Guardi, dopo aver capito che era impossibile dimostrare che la cura non funziona, dati tanti pazienti, tante testimonianze, si è passate le diffamazioni, ho letto qualcuno che addirittura diceva che suo padre non è medico. No, aveva solo tre lauree. Sì, aveva solo tre Più lauree. docenze. Sì, ha invitato più volte l'ordine dei medici a No, arrabbiarlo. sì, questo l'hanno invitato parecchie volte, non era facile E io l'ultima cosa che le chiedo è quanto le fa male subire questo da parte dei colleghi anche dopo la morte di suo padre. comunque. E cerco di imitare mio padre anche in questo. Quando ci sono tutte queste diffamazioni, tutte queste mistificazioni, tutti questi insulti grossolani, queste ingiurie, ecco, mi ricordo che diceva mio padre, se mi fanno pena, poveretto, non piangere, fanno pena. Niente, io posso soltanto ringraziarla per aver risposto a tutte le mie Arrivederci. domande con pazienza e niente, posso ringraziarla anche a nome di tutti i malati che avete curato in questi anni e spero veramente che la vostra cura possa
veramente aiutare il genere umano Dipende. nella sua Sì. vera potenzialità. Sì. No, voglio sottolineare, ne approfitto, che io personalmente non ho fatto niente meno di niente. Cioè la cura è mille per mille. Creata, programmata, ideata da mio padre. Io non faccio altro che applicarla e documentare i risultati con delle pubblicazioni. Ho fatto molta fatica a capire tutto il meccanismo biochimico e molecolare per poterlo applicare e poi pubblicare i risultati. Però è integralmente e unicamente sua tutta l'impostazione, la concezione, l'uso. Facciarlo ovviamente applicare e seguire. E associare la cura a tutto quello che secondo le linee guida di mio padre, con il sostegno di mio padre, è coerente con la sua impostazione. Ecco. Perché niente nasce perfetto. Niente nasce perfetto. Su tutto quello che è coerente con questa terapia, con gli obiettivi base, cioè l'inibizione del meccanismo di crescita e della mutazione, nel rispetto della biologia, della fisiologia, va applicata la terapia. E seguendo questa strada semplificano i risultati. Sì, perché la strada è quella. Eh Sì, c'è anche tanta ricerca da fare, appunto. sì. Basta non sbagliare strada. Sì. Allora, grazie al professor Di Bella e anche al dottor Di Grazie, Bella. grazie, grazie. Grazie. Bene.